Buonasera a tutti, salve a tutti, benvenuti a questa ulteriore puntata di Domenica Sintesi, la rubrica, la trasmissione che settimanalmente, canonicamente alla domenica sera, Teleliguria Sud dedica a riserva al calcio cosiddetto minore e a tutti gli sport, qualsiasi sport, purché giocato nella nostra provincia, insomma, che riguardi i campionati della nostra provincia. Ambiente sportivo che ovviamente è euforico, lo sappiamo, per la nettissima vittoria in quel di Castellammare di Stabia dello Spezia, ma dobbiamo occuparci in questa trasmissione, come da sempre, del resto di altre dimensioni, soprattutto altri sport. E veniamo a quelli che saranno i protagonisti di questa puntata, cominciando dall'opinionista di turno, che peraltro è una new entry. Salve Buonasera a Roberto, tutti. al debutto come opinionista, all'esordio all'opinione, diciamo così, Roberto Capasso, un mio amico che però naviga nel calcio ormai credo da qualche decennio, è stato soprattutto, come dire, la perla della provincia per quanto riguarda l'organizzazione dei tornei giovanili che ha organizzato in grande al Val di Vara, alla Sarzanese e anche all'Ortonovo, dove è pure stato direttore sportivo con competenza sulla prima squadra anche, quindi una figura che ha vissuto il calcio a questa levatura qui sotto diverse forme e quindi possiamo affidargli tutta l'opinione che vogliamo. Tieni pronto Roberto. Grazie, Venendo va bene. agli ospiti, dunque in pole position abbiamo a rappresentare il ciclismo Giancarlo Zoppi, salve anche Buonasera. a te, benvenuto e grazie per essere qui, come un grazie ovviamente a Roberto. Giancarlo Zoppi che è il direttore del Museo della Spezia del Ciclismo ed è anche il presidente della AS Lorelì che gestisce in sostanza questo museo in via dei Pioppi che penso tutti conosciamo, no? E quindi benvenuto, grazie di essere qui, così come benveniamo e ringraziamo per la sua presenza Pietro Silvestri e qua veniamo al calcio. Ciao Buonasera a Pietro, lei, buonasera a buonasera. tutti. E allora Pietro Silvestri che è l'allenatore dei giovanissimi Under 14, quindi annata 2011 della Madonnetta, realtà peculiare, la spiegheremo per benino perché si tratta di un club, di un sodalizio interamente dedito al calcio giovanile, solo ed Assolutamente sì. esclusivamente quello, peraltro in maniera molto brillante, secondo me, e appunto studieremo insomma questo caso che senza dubbio è interessante, quello della Madonnetta. Venendo al calcio invece così adulto abbiamo qua i più giovani della puntata, venendo al calcio maggiorenne, che sono l'attaccante del Follo Franceschini, che è già stato qui ospite qua, no? Franceschini, che Manuel Franceschini è un attaccante del Follo e sarà sostituito però a metà circa della puntata per una staffetta stabilita tutta tra di loro dal compagno di squadra e d'attacco anche Francesco Frolla. Buonasera e grazie per Ciao, grazie di l'invito. essere qui, Manuel, e benvenuto anche a te. Detto questo, dunque, ora dovremmo partire con la solita serie, lunga teoria di classifiche, anzi di risultati e pertinente classifiche, secondo scaletta classica. Cominciamo con la Serie D, la più alta delle categorie che seguiamo. Serie D che nel girone di nostro interesse giungeva alla undicesima giornata oggi, cioè in questo weekend, e i risultati relativi sono stati questi: Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano 1-0, Ghibi Borgo Figline 3-0, Grosseto Flaminia Civita Castellana 1-0, Orvietana San Giovannese 1-0, Ostia Mare Lido Fezzanese 2-1, Poggi Bonsi Livorno 1-2, San Donato Tavarnelle Sporting Trestina 1-0, Serravezza Pozzi, Terranuova Traiana 6-1 e Siena Fulgens Foligno 0-2. La conseguente classifica recita così: Livorno punti 26, Ghibi Borgo 22, Serravezza Pozzi 21, Fulgens Foligno 20, Siena 18, Orvietana 17, Aquila Montevarchi e Ostia Mare Lido 16, Follonica 15, Grosseto
pure 15 come il Poggi Bonsi, Figline 14, Terranuova Traiana 13, San Donato Tavernelle 11, Sporting Trestina e Flaminia Civita Castellana e il San Giovannese 10, Fezzanese a chiudere con 4. Che tristezza, vero Roberto, vedere quella Fezzanese lì che permane in ultima posizione e peraltro, correggimi tu, sembra non dare molti segnali di potenzialità, di riscossa, come dire, di ripresa. Tu cosa dici? Anche questa volta è stata battuta a Ostia, da un Ostia Mare Lido che è lì esattamente a centro classifica. Bisogna, che dici, rassegnarsi a vedere la Fezzanese in eccellenza. Secondo me il discorso della Fezzanese è abbastanza ampio, nel senso che sono partiti con una stagione abbastanza rabberciata. Hanno fatto una campagna acquisti, secondo me, non all'altezza della Fezzanese, ma soprattutto non all'altezza del girone che sono andati a affrontare. Il girone che affronta la Fezzanese quest'anno è un girone non difficile, più che difficile. Perché ci sono squadre che hanno fatto la storia del calcio, soprattutto del calcio professionistico, semiprofessionistico, tipo Livorno, Siena, Aquila Montevarchi, San Giovannese. Sono squadre di tutto rispetto, Grosseto. Quindi secondo me hanno approntato la stagione in maniera un po' deficitaria. Soprattutto sono partiti 4-5 elementi di valore. Primo tra tutti il portiere Salvalaggio, che è un portierone. Secondo me non sono stati rimpiazzati in maniera dovuta. Purtroppo penso che il Presidente abbia fatto quello che ha potuto, però secondo me il girone che fanno loro ha un altro tasso tecnico e secondo me la cosa è destinata, secondo me, visto come partita, a rimanere su quella falsa riga. Dice, non ci sono molti. Ci vorrebbero 3-4 acquisti di livello. E farli integrare, soprattutto, non è facile anche farli integrare tra quali di livello, una squadra così, è difficile. Ho capito, va bene, ti ringrazio e ora ci dedichiamo invece per un paio di minuti, anzi di più, perché bisogna anche commentare, poiché in eccellenza non ci sono quest'anno rappresentanti del nostro calcio, si scala direttamente alla promozione. Promozione che giungeva all'ottava giornata, è un po' più indietro la promozione rispetto al campionato di Serie D, promozione che ha consumato in questo weekend l'ottava giornata con questi risultati: Busalla Taros Sarzanese 4-1, Calvarese Forza e Coraggio 5-1, Canaletto Seppor Magrazzurri 1-1, Don Bosco San Margheritese 1-1, Follo PSM Rappallo 2-2, Levanto San Desiderio 0-1, Panchina Intercomunale Beverino 2-0 e Valle Scrivia Caperanese 3-0. La conseguente classifica si fa leggere così: Valle Scrivia e Busalla punti 22, San Margheritese 20, quindi la SAM, come viene chiamata, lascia il trio di testa per colpa o per merito, ci verrebbe da dire, come Spezzini del Don Bosco Spezia, che l'ha fermata sull'1-1 a Pagliari. Poi Canaletto Seppor 15, unica squadra della provincia al momento in zona playoff, Caperanese 13, Magrazzurri 12 come il Don Bosco Spezia, Intercomunale Beverino 10, Calvarese Panchina 9, Follo 8 come il San Desiderio, Taros Sarzanese 6, PSM Rappallo 4, Levanto 2, Forza e Coraggio pure 2. Dunque io direi, chiamo al commento qui, alla recensione, alla critica, come vogliamo chiamarla, il nostro Manuel Franceschini, vice capitano del Follo, che peraltro ha segnato nel 2-2 che avete fatto con la PSM Rapallo, no? Però posto che voglio sapere qualcosa anche di questa partita qua, io ti chiederei, Manuel, di commentare un po' tutta la giornata. Secondo me, tutto sommato, le squadre della nostra provincia che si possono ritenere più soddisfatte da questo turno sono il Magrazzurri, che è riuscito a fermare sull'1-1 al Tank, al Canaletto, e forse anche questo Don Bosco Spezia, che ha fermato la
La capolista, anche se insieme a un altro paio di squadre fino a poche ore fa. Sono le tre squadre, diciamo, è andata molto bene, è molto vicino a vincere per Anton Bosco, perché ha preso il gol, mi pare, persino a tempo regolamentare scaduto, per cui o che stava per scadere, no, se non mi sbaglio, proprio in extremis, se no vinceva addirittura Don Bosco. Tu cosa ne pensi di questa giornata? Diciamo che la giornata non è tanto diversa dalle aspettative, nel senso che le squadre di testa, a parte, come dicevamo ora, la San Margheritese, hanno tutte vinto. Don Bosco avrà fatto un'ottima prestazione con la San Margheritese, quindi gli va il merito di aver fermato al momento una delle tre capoliste della promozione. Noi, avendo affrontato la San Margheritese, comunque è una squadra di altissimo livello. Loro, come la Caperanese, che abbiamo già affrontato, forse la Caperanese un po' meno, però sono squadre che giocano per vincere il campionato, l'hanno dichiarato a inizio anno e quindi sicuramente devono stare lì sopra per forza. Il Busalla continua imperterrito contro chiunque a vincere, e noi dobbiamo sperare, come Spezzini, di tirar fuori tutte quelle squadre che sono nel basso della classifica, perché comunque squadre come noi siamo lì a pelo, ma siamo un'ottima squadra, perché comunque abbiamo giocatori di un certo livello, abbiamo avuto un po' di sfortuna, ma nel calcio esiste anche quella, quindi purtroppo non ci si può far niente. Il nostro gioco lo imponiamo quasi sempre, a parte in alcune partite. I risultati, diciamo, che spiccano di più sono quando abbiamo vinto a Caperana per 2-1, che vincevamo 2-0. Abbiamo fatto noi la partita e secondo me non hanno niente da recriminare quelli della Caperanese, e uguale contro la San Margheritese, che li abbiamo fermati al Fiardeghini noi sull'1-1, ma fino al 90esimo praticamente vincevamo 1-0. Quindi noi possiamo, secondo me, tranquillamente salvarci e puntare comunque, non dico nelle prime 5 posizioni, ma quasi. Abbiamo avuto un inizio un po' travagliato, ma sono sicuro che riprenderemo e andremo più avanti di dove siamo adesso. E mi auguro, come dicevo prima, che comunque sia Levanto, Forza e Coraggio e Tarros riescano un attimino anche loro magari a riprendere il ritmo e togliersi dalla situazione in cui sono. Mentre per quanto riguarda le altre, anche la panchina ho visto che è tornata a vincere, che comunque non è una promossa anche la panchina, contro un'ottima squadra come quella che è il Beverino, perché comunque anche con noi il Beverino ha fatto un'ottima partita e ha dei buoni giocatori. Quindi è un campionato abbastanza equilibrato, non ci sono squadre a parte, come dicevo prima, Vallescrivia, Busalla e San Margheritese, che sono le squadre che spiccano al momento anche come risultati. Le altre, secondo me, è un campionato molto livellato, quindi può succedere di tutto, a parer mio, in questo campionato di promozione. Ci dovrebbero essere delle immagini a proposito del girone B di promozione relativamente a questa giornata, dell'1-1 appunto tra Don Bosco e la San Margheritese al Franco Cima, e dell'altro 1-1 alla Storre Tanca tra il Canaletto Sepor e il Magrazzurri, il Canaletto che aveva segnato al primo minuto un po' a freddo, gol di Cuccolo, e prima comunque del riposo il Magrazzurri aveva già pareggiato per la cronaca su rigore di Giannini. Ecco, e per quanto riguarda invece la vostra partita, Manuel, mi sembra aver capito che è stato un 2-2 questo con la PSM Rapallo a Follo, piuttosto pirotecnico, no? Con sì, un certo andamento piuttosto altalenante. Sì, sì, no? Assolutamente. Ecco, queste sono immagini, se non erro, dell'1-1 al Cima tra la San Margheritese e il Don Bosco, queste che sta per proporci la regia, esatto, sì. Comunque, dicevo, ci racconti un po' questo 2-2 piuttosto spettacolare, direi anche. Sì, diciamo che è stata una buona partita. Noi siamo andati praticamente quasi subito sotto sull'1-0, poi siamo riusciti a riprendere il pareggio subito, mi sembra al 20esimo, 25esimo del primo tempo, e siamo andati anche in vantaggio. Poi per scontri di gioco un po' fortuiti abbiamo preso il 2-2, ma potevamo tranquillamente fare 2-3 gol e ci siamo mangiati 2-3 gol davanti al portiere da soli. È stata una partita, secondo me, una buona partita da entrambe le formazioni. Noi abbiamo avuto
un po' più gamba rispetto a loro e li abbiamo un po' più schiacciati. Loro aspettavano e giocavano in contropiede, però comunque una squadra che si è... Per la cronaca siamo passati con le immagini invece a Canaletto Magrazzurri 1-1, scusa l'interruzione, ma procedi pure. No, comunque una squadra che ha affrontato la loro partita come dovevano affrontarla. E ripeto, noi possiamo mangiarci le mani perché secondo me oggi dovevamo portare a casa una vittoria. Potevamo vincere tranquillamente con 2-3 gol di scarto sul PSM Rapallo. Purtroppo non è andata così perché nel calcio bisogna farli gol prima di esultare. Quindi, però ripeto, noi vedendo le partite, poi giocandole praticamente tutte, siamo una squadra che abbiamo dell'ottimo potenziale. Quindi sicuramente non ci meritiamo la classifica che abbiamo attualmente, perché abbiamo perso partite contro squadre che non meritavamo, con cui non meritavamo di perdere, però ci riprenderemo sicuramente e ne avremo possibilità di dimostrarlo. Ora che l'hai detto lo dovete fare, attenzione. Per forza, bravo, assolutamente, ma l'obiettivo è comunque quello di salvarci, quindi poi, allora, come dicevo prima, se viene qualcosa in più non lo buttiamo via, assolutamente. Ora parliamo un momento di ciclismo, per cui per la prima categoria c'è un po' di tempo. Ho fatto un pensiero poco fa, nel momento in cui si vedevano le immagini di Don Bosco, San Margheritese 1-1, ho detto speriamo che non riprendano il mio amico Claudio Bastianelli, che sarebbe il mister del Don Bosco Spezia, perché verso la fine si è fatto pure espellere, no? Il che significa che non erano contenti al Don Bosco di come stavano andando le cose. Ora non so se è stato subito prima o subito dopo il pareggio in extremis della San Margheritese, ma evidentemente il mio amico Bastianelli era molto nervoso, e comunque vabbè, un punto contro la SAM, come viene chiamata, ci può anche stare. Dicevo del ciclismo, no? E allora dedichiamoci a Giancarlo Zoppi, qualche minuto almeno, direttore del Museo del Ciclismo di Via dei Pioppi, presidente dell'associazione sportiva Lorelì che lo gestisce. Dunque, ci sono due eventi di cui penso tutto lo sport spezzino, quantomeno il ciclismo, ma penso che tutto lo sport spezzino vi debba ringraziare in arrivo, no? Con vostra regia e ospitalità, no? E arriverà mercoledì prossimo, arriverà Morena Tartagni, la campionessa di ciclismo che ha appena pubblicato un libro, no? E seguirà poi sabato, sempre ospite del museo, Stefano Zanini, il professionista che penso che più o meno tutti ricordiamo, quantomeno chi segue con un minimo di affetto il ciclismo, e che adesso peraltro è il direttore sportivo della casa ciclistica, sì, della squadra dell'Anasta Astana, sì, che è poi Astana, la capitale del Kazakistan, perché è una squadra sponsorizzata e gestita appunto dallo Stato kazako. Alessandr Vinokurov, che è stato campione olimpico, un ottimo corridore, e adesso è general manager di questa squadra, che insomma ha avuto Cavendish recentemente, proprio ieri. Oggi ha vinto l'ultima sua gara da professionista in volata in Oriente, e è riuscito a chiudere la carriera vincendo appunto anche questa corsa. Allora, consigliaci il modo migliore per goderci questi due eventi in arrivo, uno mercoledì, l'altro sabato. Cosa dobbiamo fare per viverli al massimo? Abbiamo dovremmo avere delle immagini a riguardo. Comunque, come tu accennavi, il mercoledì 13 alle 18 è previsto l'incontro con Morena Tartagni. Questo evento è nell'ambito di Libriamoci, è quella rassegna di autori e libri organizzata dall'amministrazione comunale della Spezia, e nella quale siamo inseriti già per la seconda volta quest'anno. E in questa occasione la Morena Tartagni, con l'autore del libro che racconta un po' le sue vicende, Gianluca Alzati, saranno presenti al museo per parlarci appunto di questo libro, che si intitola Volevo farla corridora. È praticamente la storia di Morena Tartagni, che è stata la prima italiana professionista a salire su un podio mondiale. In verità ci è salita tre volte, due volte al secondo posto e una volta al terzo. Poi di lì
la sua storia variegata, ha vinto parecchi titoli italiani, record su pista, ma soprattutto il motivo per cui noi abbiamo piacere che venga a presentare questo libro è che in ogni caso in questi 20 qui noi cerchiamo, oltre che l'aspetto sportivo, fino a se stesso, che si parla di ciclismo non attivo, non in presenza, ma si parla di ciclismo in generale e viene usato come sistema per fare della promozione verso la solidarietà. Anche in questo caso la Morena Tartagni, così come l'autore del libro, sono molto attivi in questo senso. Fanno incontri con le scolaresche, parlano di attività fatte in una certa maniera, con scrupolo, ma soprattutto per fare dell'attività fisica, che fa il paio con quello che state raccontando voi di calcio, quindi l'obiettivo è quello di fare comunque attività fisica. E ci auguriamo appunto che qualcuno ci segua in queste nostre avventure, abbiamo già delle buone adesioni. L'altro evento che ha protagonista Stefano Zanini, appunto come tu accennavi, altro già personaggio encomiabile sul piano del sociale, c'è una onlus a Varese, assolutamente, parliamo di due lombardi. Certamente, sì. Stefano Zanini, insieme ad altri due amici, un giornalista e un altro che è appassionato di sport in generale, gestiscono una onlus nel Varesotto, chiamiamolo così, e fanno parecchie attività per raccogliere fondi da destinare alla beneficenza. Mi piace citare che all'inizio mi trovai proprio a pranzo con loro, a cena con loro, e Boff, che è uno dei tre che organizzano questa, che gestiscono questa società, associazione, ricevete la conferma che Bebe Vio vinceva in quel momento il mondiale per disabili. E loro sono stati quelli che hanno attivato, appunto, grazie a questo sistema di raccolta fondi, eccetera, eccetera, a supportare in maniera economica, ma non solo, tanti atleti con portatori di disabilità. Stefano Zanini, per chi non lo sapesse o quantomeno non ne avesse contezza di questo, ha vinto, fra le altre cose, il primo italiano in assoluto a vincere un Amstel Gold Race, che è una gara di livello mondiale, in Olanda. Vinse nel 94, era l'inizio della sua attività di ciclista professionista con la Navigare, e vinse l'ultima tappa del Giro d'Italia del 94. Anno, cioè Giro d'Italia in quell'anno vinto da Eugenio Berzin, che è stato fra l'altro 10 giorni fa ospite nostro al museo per raccontarci appunto le sue vicende. Detto questo, Stefano attualmente, dopo una carriera importante, ha vinto le Champs-Élysées, ha vinto in realtà ciclistiche importanti, è passato dall'altra parte, diciamo così, della gara, della corsa. È salito in ammiraglia ed è un ottimo direttore sportivo, prevalentemente impegnato in quelle che sono le classiche del nord, dove lui ha una grandissima esperienza e conoscenza del territorio. Mi piace ricordare che noi in queste iniziative qui siamo supportati, in questo caso specifico, anche dal Panatlo locale, col quale collaboriamo fattivamente in tante iniziative, così come con la società ciclistica di Levanto. Chiaramente abbiamo il patrocinio dell'amministrazione comunale, in tutte queste vicende ci dà una sorta di buona presentazione. Bene, grazie, e ora bisogna tornare al calcio. Stiamo per affrontare, diciamo così, la prima categoria che giungeva alla settima giornata. Lì ci sarebbero le immagini relative alla partita Rio Maior Casarza, finita 2-2. Per chiudere con la promozione, una cosa mi sono dimenticato di riferire riguardo di questo campionato per quanto concerne la giornata di questo weekend. C'è stata la partita persa in casa col San Desiderio dal Levanto per 1-0, che è stata a lungo sospesa per un intervento di elisoccorso per soccorrere qualcuno che non ho capito bene se allo stadio o nei paraggi doveva essere trasportato il più velocemente possibile. Poi la partita è ripresa, purtroppo per il Levanto è andata male con questa sconfitta per 1-0 di fronte al San Desiderio, Levanto che quindi sta vivendo un momento difficile. Se posso, già che ci siamo,
purtroppo, cioè, anche da noi oggi è successo, dimmi. Tramite uno scontro di gioco, volevo fare gli auguri di pronta guarigione al ragazzo che è uscito in barella, e appunto per uno scontro fortuito, però volevo augurargli pronta guarigione anche al ragazzo, visto che... perché è stato sospeso anche da noi una ventina di minuti. Sono indiscreto? E un ragazzo del PSM era Pallo. Ho capito. Un ragazzo loro, per uno scontro di gioco con un nostro giocatore, purtroppo sono dovuti intervenire i soccorsi e volevo fargli auguri di pronta guarigione al ragazzo. Sempre cavalleresco il nostro Manuel. Quando si può. Va bene, e passiamo allora alla prima categoria, vediamo se vediamo anche qualche immagine di Rio Maior Casarza, altra partita piuttosto pirotecnica, finita alla fine 2-2, nonostante il Rio Maior sia stato a lungo in vantaggio su questo Casarza, che peraltro è primo, ma in cima alla classifica in questa categoria. Bisogna registrare il recupero della vetta da parte di un Marolo Acquasanta, che deve ringraziare, sono i casi del calcio, deve ringraziare per aver fatto perdere 2 punti al Casarza, proprio un Rio Maior che invece così, mancando la vittoria, la vetta della classifica la perde. Comunque è un po' contorto come ho dipinto lo svolgimento della giornata, ora vediamo se i numeri sono più chiari. Comunque questi risultati: Casarza Ligure Santerenzina 2-0, Cogornese Castelnovese 1-1, Rio Maior Atletico Casarza Ligure 2-2, Segesta Sestri Levante Brugnato 2-0, Colli Riccole Rondini 0-3, Romito Magara Marolo Acquasanta 1-3, Cadimare Iron Fox Amigliese 0-1 e Lavagna 2.0 Bolanese 3-1. A quest'ultimo riguardo, per quanto riguarda quest'ultima partita, si registrano a fine gara vibranti proteste da parte della Bolanese, che mi ha anche scritto. Bolanese che è in un periodo non fortunato con gli arbitri, perché è ancora in corso il caso d'Ascanio, che ha visto il ragazzo, mi pare, squalificato per più di un anno addirittura. Sì, e oggi la Bolanese si è vibrantemente lamentata a fine gara per un rigore negato e per un'altra espulsione, che è stata quella del centravanti LD, che poi tutti conoscono come Zaccaria, che è il suo nome in realtà, non il cognome. E purtroppo comunque è andata male alla fine per una Bolanese che comunque ha la grossa attenuante, che ha perso 3-1 in casa di un Lavagna 2.0 che è terzo in classifica, subito dietro, un punto dietro alla coppia di testa che è costituita da Casarza e Marolo Acquasanta. Comunque questa, a proposito della classifica, che recita: Casarza Ligure e Marolo Acquasanta punti 16, Lavagna 15, Rio Maior 14, Riccole Rondini e Bolanese 11, Santerenzina 10, Atletico Casarza e Romito Magra 9, Cogornese 8, Iron Fox Amigliese 7, Segesta Sestri Levante 6, come il Cadimare, il Brugnato e la Castelnovese, a chiudere il Colli 2024 con 5 punti. Mentre seguiamo un po' di Rio Maior Casarza, Roberto, ti chiederei, quello lì, questo tandem di punta, diciamo così, anche se il riferimento alla posizione classifica non ai ruoli, costituito da Casarza Ligure e Marolo Acquasanta, può essere il duello che ci avvincerà per quanto riguarda questo campionato sino alla fine, o magari bisogna dire che è probabile una intromissione del Lavagna, se non addirittura del Rio Maior? Tu tra l'altro ieri l'hai visto Rio Maior, ti ho intravisto alla Pagliara. Sì, Casarza ha avuto un secondo tempo importante, perché ha avuto una reazione veemente e ha avuto un'organizzazione di gioco abbastanza importante nel secondo tempo. Il primo tempo tutto sommato è finito tranquillo, il secondo tempo l'Atletico Casarza ha avuto una reazione e ha avuto delle trame molto pericolose e è andata vicino al gol più di una volta. Quindi Romaio deve ringraziare gli errori che hanno fatto gli attaccanti dell'Atletico, perché Romaio al secondo tempo si è un po' adagiato, diciamo, sul vantaggio iniziale, no? Comunque Rio Maior, tutto sommato, mi sembra una squadra che potrebbe salire, ha le potenzialità per salire. Certo, il Casarza, secondo me, ha più potenzialità per salire. Il Marolo Acquasanta, sì, l'ho vista l'altra volta con una squadra genovese, non mi ricordo come si chiamava, l'ho vista al Tanca. Cogornese. Sì, Cogornese l'ho vista, ha giocato abbastanza bene, però non è riuscito ad andare
al di là del... cioè ha vinto, mi sembra, no? Perso 2-1. Ha perso 2-1, so che era 1-1, adesso non so come è finita, comunque 2-1, quindi secondo me è stata un'occasione sprecata per il Marrone Passante di avvicinarsi alla vetta. Comunque la lotta qui sarà salata fino in fondo, a mio avviso, da queste tre squadre. Dici? Ok, restiamo in tema calcistico, ma venendo al cosiddetto fronte giovanile, perché bisogna far irrompere nella puntata il nostro amico Pietro Silvestri, che come accennavo in apertura di trasmissione è l'allenatore alla Madonnetta dei giovanissimi Under 14, quindi annata 2011. Dovremmo avere, perché puntiamo a parlare di tutta la Madonnetta e infatti abbiamo delle immagini relative alla struttura della Madonnetta, ovviamente, Manuel, delle strutture su cui poggia l'attività della Madonnetta, che appunto sono collocate nell'omonimo quartiere di Ponzano, diciamo. Santo Stefano. Non dimentichiamoci inoltre che potete anche disporre del campo, come dire, a latere di quello del Camaiora a Santo Stefano, no? Sì. Potete servirvi anche di quello. Corretto. Direi che per occuparvi solo, tra virgolette, di calcio giovanile siete piuttosto ben forniti. E ti chiedo allora come di dipingerci, di illustrarci un po' i vostri obiettivi come Madonnetta, poi parleremo più dettagliatamente della tua squadra. Parleremo dei tuoi under 14, ma ora ti vorrei un attimo chiedere di descrivere tutto il progetto Madonnetta. Sono sicuro che tu sei una persona un elemento della competenza necessaria. Voi non sapete che ha giocato anche in Serie C nel Taranto Silvestri. Lui è di Mottola, molto vicino a Taranto, ha fatto tutta la trafila nel Taranto a livello giovanile, ha anche fatto capolino in Serie C in prima squadra nel sì. Taranto, che ricordiamo, riserva però sì. Comunque ricordiamo che il Taranto ha tutto un passato addirittura in B, non dimentichiamocelo. Certo. E quindi sono sicuro che sei persona più che sufficientemente competente per illustrarci questo progetto, sei stato anche allenatore al Ceparana a livello giovanile. Sì. E insomma, allora, questa Madonnetta dove può arrivare? Presieduta dal mio amico Bernardini, no? Esattamente. Braccio tecnico, diciamo così, l'altrettanto mio amico Guerrato. Certamente, certamente. Ha colto perfettamente nel segno. È una straordinaria realtà provinciale che ha alle spalle una lunghissima tradizione e storia calcistica, e appunto è presieduta, come ha ben detto, dall'ingegner Bernardini. Ha sullo sfondo la mano di un patrono importante, che è il signor Enrico Bernardini, e ha come strumento esecutivo il mio nostro direttore sportivo Vladimiro Guerrato, che è il papà di che è il papà di Lorenzo, anche una pedina importante nel Magrazzurri, nell'allora sì. Santo Stefano, diciamo, Bernardini. Corretto. Signor. Di fatto la Polisportiva Madonnetta è il settore giovanile poi del Magrazzurri. Sì, esatto, insomma, sì, no? Perché il Magrazzurri è soltanto la Juniores. La Juniores ha attualmente una seconda categoria e ha la promozione, ovviamente. Mm-hmm. Ha due squadre, diciamo, adulte praticamente, perché c'è l'Under 21 anche. Esattamente. Sì, esatto. Da quest'anno sono transitati nel Magrazzurri anche gli allievi, per cui la Polisportiva Madonnetta si occupa appunto di tutto il settore giovanile, che parte dai piccoli amici e finisce appunto alla mia annata, che sono i giovanissimi. È una società ben strutturata, assolutamente ben strutturata, sia dal punto di vista logistico, ma anche una società molto solida, quindi al di là del contenitore ha dei forti contenuti. Il progetto della Polisportiva Madonnetta può sembrare ambizioso, ma di fatto non lo è, nella misura in cui pone la sua centralità sul bambino ragazzo calciatore. Dunque, il nostro obiettivo come società, attraverso appunto quello che è il programma della stessa nostra società, è quello di far crescere per quanto è più possibile in un ambiente sereno, logisticamente ben strutturato, il profilo umano di un possibile calciatore. Quindi quello che a noi interessa e che tutti noi perseguiamo, il direttore Guerrato ha pensato bene, insomma, sin dall'anno scorso
quando io sono approdato alla Polisportiva Madonnetta nella categoria esordienti, che quest'anno ovviamente ho portato su una categoria giovanissimi, di dare un'impronta importante, circondandosi di persone capaci, abilitate ovviamente, e soprattutto andando a introdurre aspetti che sono anche educativi e non solo sportivi, perché crediamo fortemente che un calciatore debba prima formarsi e avere un profilo umano importante, soprattutto quando si parla di settori giovanili, in cui muovendo i primi passi nel calcio è importante, nel momento in cui si riconsegna alla famiglia lo stesso calciatore, che questo ragazzo, bambino, abbia la possibilità di crescere in un ambiente sereno, una sorta di appendice quasi familiare, in modo da non andare a ledere né gli aspetti e gli equilibri familiari, né tantomeno l'ambizione, l'aspettativa che ogni piccolo calciatore ha, insomma, di diventare un domani un calciatore professionista. Ma senza andare a traguardare nel professionismo, l'aspetto che più mi piace e per il quale ho sposato il progetto della Polisportiva Madonnetta è che l'atteggiamento della Polisportiva Madonnetta è un atteggiamento professionale. Quindi nel momento in cui si tira una linea di piccola demarcazione, distinzione fra professionista e professionale, ecco fatto che la Polisportiva Madonnetta si pone in mezzo a questo tipo di concetto. Ed è, ripeto, un progetto ambizioso, importante, però è altrettanto concreto in questo momento. E ora che mi viene in mente, sono cose estremamente interessanti queste, che peraltro aveva già spiegato, aveva anticipato in un telegiornale nostro un mesetto fa, colui che è il vostro direttore tecnico, Vladimiro Guerrato, no? Però tu con qualche minuto in più a disposizione sei stato ancora più esaustivo e non abbiamo finito di parlarne. Certo, mi raccomando, stai lì, mi raccomando. Nel frattempo, a proposito di stare qui o andarsene, benveniamo l'altra punta del follo, che è Francesco Frolla. Ciao Francesco, benvenuto. Buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Altro attaccante che ha fatto staffetta con il compagno Manuel Franceschini, che ci ha dovuto lasciare, ma sono stati molto tempestivi, molto sincronizzati in questo cambio di posizione, cioè in questo avvicendamento, diciamo così, via. Ora, quindi ripeto, grazie di essere qui e benvenuto. Ora tra poco ci facciamo parlare. Però intanto, mentre per l'angolo del basket cominciamo a cercare la nostra Elena Voltorini, per via telefonica si intende chiaramente, chiudiamo la lunga teoria di classifiche e risultati, venendo alla seconda categoria, per quella che è stata la quinta giornata del girone F ovviamente, quindi il campionato di seconda categoria è un pochino più indietro come numero di turno, di giornata rispetto agli altri. Ad ogni modo, questi gli score in questa giornata numero 5 nel girone F della seconda categoria: Bolanese B, Albianese 1-1, Spezia Sportale Rebocco 1-0, Calcio Popolare Spezia San Lazzaro Lunense 2-1, Mamas Giovani Magrazzurri Under 21 1-0, Ceperana Vezzano 1-1 e Lerici Monterosso 1-4. Dunque, singolare questo 1-4 finale, perché io ho fatto una scappata falconara, c'era il Lerici che peraltro sembrava in un ottimo momento di forma, che stava vincendo 1-0 e qui lo ritrovo che invece ha perso 4-1. Beh, congratulazioni al Monterosso, che devo dire. E questa è la classifica: Ceparana, Calcio Popolare Spezia punti 13, Monterosso 10, Monterosso che avanza appunto, Lerici 9, fa il sorpasso proprio su Lerici che ha appena battuto 4-1 a domicilio, Vezzano pure 9, Spezia Sportale 7, San Lazzaro Lunense 5, Mamas 4, Rebocco 3, Magrazzurri Under 21 e Albianese 21, Bolanese B fuori classifica in quanto squadra B 4. Dunque, anche qua c'è una singolarità in quello che è accaduto in questo weekend. Allora, il Calcio Popolare Spezia recupera quel primo posto in coabitazione col Ceparana grazie al Vezzano che all'incerto di Ceparana ha fermato il Ceparana sull'1-1. Vezzano che una settimana prima
fermando sull'1-1 a Bottagna invece il Calcio Popolare Spezia aveva consentito al Ceparana di rimanere da solo in testa alla classifica. Allora, questo è un Vezzano a quanto pare che bisogna applaudirlo, perché sa rompere le scatole, diciamo così, evidentemente, quando gli capita una squadra che è prima in classifica si diverte a guastargli la festa. E allora prima è toccato al Calcio Popolare Spezia, adesso è toccato al Ceparana, però lì al comando. Cosa dici, Roberto? Ceparana, Calcio Popolare e Spezia può essere una sfida come quell'altra che riguardava, che riguarda secondo te? Anche se io la seconda categoria non la Perché c'è il Monterosso che sta avanzando. Sì, appunto. Monterosso secondo me è una squadra ottima, però io la seconda categoria non la seguo tanto, diciamo che la seguo così, in informale, però non riesco a capire quali siano le forze in campo, perché ogni settimana, come dicevi tu, c'è un cambio di proporzione, di valori, quindi la seconda corretta è seguire giorno per giorno, domenica per domenica, per capire poi quali siano le squadre dopo metà campionato magari che si avvicineranno in testa, e per capire quale sia la squadra che poi andrà in prima categoria. Hai capito, va bene, e ti ringrazio. Comunque, ripeto, il Ceparana è sempre primo, ma di nuovo affiancato dal Calcio Popolare Spezia, mentre vediamo qui alcune immagini relative al 2-2, finita poi alla fine, no, 1-1, chiedo scusa. Questa partita di cui vediamo qualche ripresa dal Bertolotti di Bolano, è l'1-1 che c'è stato tra la Bolanese e l'Albianese, con la Bolanese B che conduceva per 1-0, verso la fine del primo tempo è stata raggiunta sull'1-1 da questa Albianese che si è un po' ripresa dopo il 4-0 buscato peraltro in casa dall'Erici una settimana fa. E dunque, con questo, con la seconda categoria, abbiamo esaurito la serie di risultati e classifiche. Non so se nel frattempo abbiamo intercettato la Elena Voltorini in linea. Allora, qui bisogna sapere, se, ammesso che sia finita, cosa ha fatto la Tarro Spezia che cercava il ritorno alla vittoria stasera al Palasprint. Dovremmo avere qualche immagine di questa partita. Al Palasprint contro l'Arezzo, io sono passato, infatti modestamente le riprese dovrebbero essere mie, ma il risultato ce lo deve dire Elena. Come stai Elena, ci sei? Ciao Andrea, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, come va? È finita poi la partita intanto? Sì, la partita è finita e finalmente siamo a parlare di un risultato positivo per la Bene. Tarro, perché dopo 4 sconfitte è arrivata finalmente la tanto agognata vittoria. La Tarro ha vinto 83-75 contro Scuola Basket Arezzo, una vittoria limitata quella dei bianconeri, che hanno giocato veramente una bella partita contro Arezzo, che ricordiamo è comunque una squadra molto solida, che ha 10 punti in classifica, quindi insomma una squadra tra le prime del campionato. Sicuramente una bella partita quella dei bianconeri, che ha già visto un porto di Francesco Locchi, l'ultimo arrivo in maglia bianconera, che arriva appunto in settimana, un giocatore della grande esperienza che ha giocato anche diversi campionati in Serie A2, e questa esperienza sicuramente si è vista soprattutto nei momenti cruciali anche in questa sera. Una vittoria appunto importante, perché permette alla Tarro dopo 4 partite di tornare a vincere, quindi la Tarro si sale a 6 punti in classifica, insomma comincia quindi a togliersi dalle parti veramente più basse della classifica di questo campionato di Serie B regionale. La prossima settimana, domenica prossima, ci sarà un'altra partita importante, quindi una diretta concorrente, perché la Tarro affronterà l'Olimpia Legnaia. Sono a pari punti le due formazioni, Olimpia Legnaia ha vinto anche lei oggi, quindi insomma due squadre che viaggiano appaiato in campionato. Ho capito, va bene. Senti, che cosa dice Radio Cestistica Spezzina? Perché passando alla palla spicchi femminile, le bianconere giocano mercoledì, giusto? Giocano metà settimana, sì, se ben ricordo. E sì, sai mica che aria tira da quelle parti lì? Il mercoledì alle 19 a Milano, sì.
Sicuramente la voglia di tornare a vincere dopo la partita, lo ricordiamo, persa la scorsa settimana al secondo tempo supplementare contro l'Urescote e poi Milano, dobbiamo dire, però è comunque una squadra forse a 8 punti in classifica, quindi 2 più delle bianconere, sarebbe quindi una vittoria importante anche da quel fronte, perché permetterebbe alle spedine di agganciare gli avversari anche in classifica e quindi di portarsi al secondo posto. Bene, vediamo come andrà. Ok, ti ringrazio tanto Elena, ti do appuntamento alla prossima puntata. Buona serata, stammi bene, ciao ciao. Ok, bene, grazie a Elena Voltorini per il suo solito corner di pallacanestro, appunto. Per chiudere la parentesi cestistica, non posso invece raccontarvi nulla, venendo al basket locale un po' minore, diciamo, a proposito della Landini Lerici in Serie C, e nemmeno della Golfo dei Poeti, altra squadra del progetto Golfo, naturalmente in divisione regionale 1 ex Serie D, perché tutte e due stanno giocando e la partita, non penso, le partite pertinenti non penso proprio siano finite, vediamo se magari ci arriva il risultato in chiusura di puntata, non si sa mai. E torniamo dopo l'angolo del basket, torniamo al calcio, mentre io suggerirei di cominciare a cercare per l'angolo dell'hockey, quello su pista, il presidentissimo Maurizio Corona, così parliamo poi anche di rotelle, di sport rotelle, come rotellistici, diciamo così. E, però intanto per adesso un altro po' di calcio, perché come ho accennato prima è subentrato, si sono dati il cambio, questa volta non in campo ma in studio, Manuel Franceschini con l'altro attaccante del Follo, Francesco Frolla, che abbiamo già benvenuto, no? Ora si tratta di farlo parlare. Senti una cosa, ascolta, ti volevo dire, questo Follo, no? Al momento è fuori dalla zona play-out, ha già parlato di quelle che sono le istanze relative a questo campionato più o meno Manuel poco fa, tu le confermi o pensi che possano esserci degli orizzonti un po' più ampi per questa squadra di cui voi fate parte? Beh, diciamo che per quelle che erano le aspettative inizio campionato, sicuramente è una posizione quella che il Follo occupa in questo momento, sicuramente diciamo positiva. La squadra è nata, è stata costruita all'inizio della stagione per salvarsi. Certo, visto poi la squadra che il direttore Benedini insieme all'allenatore sono riusciti a costruire, direi che, e anche per quello che poi si vede di settimana in settimana in campo, direi che è un risultato che al momento ci sta abbastanza stretto, perché come diceva Manuel prima, sono tutti risultati che se andiamo ad analizzare uno a uno ci stanno un po' stretti, a partire da quello con la San Margheritese che al momento è in vetta al campionato, che fino all'89esimo o all'ultimo minuto di gioco avevamo portato a casa l'intero bottino, i 3 punti, come anche per esempio la partita di oggi in cui sono stati probabilmente 2 punti buttati, anche se sicuramente per come la squadra interpreta le partite, per come la squadra le prepara in settimana, per la dedizione che ci mettiamo noi giocatori, ma soprattutto tutto lo staff, perché intorno a Follo comunque gira una passione, un numero di persone, di addetti, una passione che veramente faccio fatica a individuare in qualche altra realtà spezzina, e diciamo che sicuramente la strada è quella giusta. Io al momento non posso che augurarmi e vedere all'orizzonte un futuro sicuramente migliore di quello che stiamo affrontando in questo momento, sicuramente, ecco. Bene, molto chiaro il Francesco, complimenti Frolla, perché dialetticamente te la cavi davvero bene. Sento, però anche Franceschini è uno che ci sa fare quando deve parlare. Io non lo so, forse non l'ho mai visto giocare altrettanto bravo in campo. No, per la verità ti ho visto, no, scusa, per la verità l'ho visto. E,
Sì, oggi ha fatto anche gol, quindi non ci possiamo lamentare. Vabbè, sentite una cosa, e non so se abbiamo trovato il presidentissimo dell'Hockey Sarzana, e Michele. Non ancora, non c'è ancora. Allora facciamo così, torniamo a parlare di ciclismo mentre allestiamo, a proposito di angoli, allestiamo quello della pallavolo anche, no? Perché abbiamo delle immagini lì peraltro, però vorrei un attimino riparlare di ciclismo con Giancarlo Zoppi, il direttore del Museo del Ciclismo della Spezia, presidente della Lorelì che lo gestisce. Senti, allora siete scatenati, state per portare alla Spezia la Tartagni e poi subito dopo Zanini, il tutto nel volgere di pochi giorni, no? E allora cos'altro ci possiamo aspettare, sì, da qui a Natale o addirittura da qui a Pasqua? Che questi eventi qua si programmano con largo anticipo. Quest'anno abbiamo avuto degli ospiti di tutto riguardo e continuiamo ad andare avanti in questa direzione. Siamo in contatto, non più tardi di ieri, parlando con la Morena Tartagni per gli ultimi particolari. Mi ha accennato che si è trovata in un incontro, in un evento appunto in Emilia, se ricordo bene, a parlare con Silvio Martinello, che è stato campione olimpico nonché campione del mondo e ottimo velocista, uno dei componenti del treno di Cipollini, tanto per dire. E Silvio Martinello è venuto a conoscenza di questa realtà appunto che la Morena Tartagni sta cercando di realizzare insieme a noi, si è candidato di venirci a trovare in un prossimo futuro. Abbiamo contatti con Fabio Genovesi, che è quel personaggio che durante il Giro d'Italia racconta di storia, di aneddoti, dei territori che le tappe del Giro vanno ad affrontare giorno per giorno. Anche lui è in scaletta, diciamo così, così come Claudio Chiapucci, così come un gran corridore di cui non faccio il nome per scaramanzia del Belgio, perché noi in Belgio frequentiamo le classiche del nord da qualche anno e recentemente abbiamo consolidato un ottimo rapporto con il museo che è il più famoso del nord Europa in Belgio, Roeselare, la città dei 5 campioni del mondo. Ah, sì. Quindi, sì, hanno Montserrat, era proprio di questa cittadina, che morì quando era campione del mondo in un incidente stradale e quindi è ricordato più per questo che per noi. Comunque è un ottimo museo di un livello altissimo, così come ci siamo messi in contatto con il museo di Gino Bartali, Ponte Ema, e abbiamo iniziato un rapporto di collaborazione anche con loro per creare una rete museale abbastanza ampia, ma di scambi anche appunto di tutte le iniziative che andiamo a mettere insieme. E siamo gemellati con il Museo del Ghisallo, che è il più famoso in assoluto, 74 anni di storia, il cui presidente onorario è il Papa, e quindi è un'eccellenza da questo punto di vista. Sì, e a breve avremo un incontro anche con loro nella loro sede, perché siamo soci nel gruppo sportivo, un paio di noi, e quindi faremo parte delle elezioni del nuovo mandato quadriennale appunto dalla gestione della GS Madonna del Ghisallo. Quindi, come si dice, abbiamo parecchie cosettine sul piatto da dover lavorare. Ci aspetta anche un altro paio di cose che sono abbastanza per noi importanti. Una, si parlerà di filatelia, parlando di ciclismo. Una raccolta mondiale unica di francobolli che parlano della storia della bicicletta e del ciclismo in generale. Poi, altro l'accenno perché è un anno che ci stiamo lavorando, abbiamo avuto dalla famiglia di Gianni Costa, che è stato per tanti anni commissario tecnico della nazionale italiana su pista, parlo dei tempi, quelli un po' meno giovani, di Gagliardoni, Maspes, Bianchetto, Beghetto, Fagin. Lui era il direttore sportivo, commissario tecnico, chiedo scusa, di questa nazionale che ha vinto tantissimi titoli mondiali. E abbiamo tutto il materiale che lo riguarda, ci è stato donato dalla famiglia di Guido Costa, lo stiamo elaborando, stiamo finendo di elaborarlo, perché è tutto materiale cartaceo che stiamo trasformando in file da poter essere visibile.
quindi di, come si suol dire, di carne al fuoco ne abbiamo, però cerchiamo di farle in modo scadenzato, in modo da non affannarci, perché vogliamo dare un qualcosa che possa ampliare la conoscenza. La cosa più importante, se posso terminare in questo senso, è che noi siamo molto disposti a collaborare con gli istituti scolastici. Abbiamo tutto l'anno visite da ragazzini delle varie classi ed età, e con loro riusciamo a creare dei bei progetti e coinvolgere appunto i ragazzi. Più che altro per parlare di sicurezza, per andare in bicicletta, di una sana attività fisica, e in questo saremo anche supportati dal gruppo sportivo Polizia Locale, per quanto riguarda appunto l'attività della sicurezza, codice della strada e cose di questo genere. Veramente congratulazioni, ora scocca però l'ora dell'occhio su pista. Presidente Corona, ci sei? Sì? Come va allora? Non avete neanche avuto tanto tempo per gioire della prima vittoria che avevate ottenuto a Sandrigo a metà settimana, che ieri vi ha toccato ospitare un fior di squadra, questo Valdagno che l'ha avuta vinta per 6-1, e ora tra pochi giorni per un altro turno infrasettimanale dovete andare a Trissino, che è un'altra corazzata. Insomma, come vi barcamenate tra eserciti potenti vari? Ma no, non è un discorso di eserciti potenti. Trissino per me fa il campionato a sé per il roster che ha allestito. Insomma, Trissino gioca, è l'unica squadra a giocare in Champions League, ci gioca perché ha 11 professionisti, e perciò Trissino credo che sia fuori classifica. Comunque mercoledì andremo, faremo la nostra partita. La partita di ieri sera, diciamo che noi abbiamo incontrato una squadra che per me sarà la rivelazione di questo campionato. Hanno trovato un acquisto importantissimo, il portoghese Sanchez, che indubbiamente è un giocatore di un'altra categoria. Per me, come Olmo, secondo me lo scorso anno, solo i giocatori sono delle meteore nel campionato italiano. E perciò quest'anno sicuramente il Valdagno sarà una squadra che darà del filo da torcere a tutti. E invece noi ci sono anni, noi dobbiamo pensare che, come sempre abbiamo fatto in questi 16 anni, dobbiamo pensare che il nostro obiettivo principale è la salvezza. Mm-hmm. Ma l'è, perché l'è veramente, l'è sempre stata. Poi se va meglio, se va peggio, se dobbiamo pensare al mantenimento della categoria, sperando di uscire dall'impasto, dalla bassa classifica, il prima possibile, e sarebbe tutto bello. E ricordo anche comunque che quando noi abbiamo vinto la Coppa Italia, perciò che è stato uno dei miracoli sportivi autentici, detto anche da Sky Sport, quando noi abbiamo vinto la Coppa Italia, quell'anno lì siamo arrivati decimi, a un passo dai play-out, perciò non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina. Sono state giocate 5 giornate, sappiamo che abbiamo fatto forse un passo falso, l'abbiamo fatto, un passo di dobbiamo fare qualcosa di più, ma dobbiamo lavorare e pensare qual è il nostro obiettivo principale. A che ora partite per il Veneto dopodomani? Come sempre, alle 14. Alle 14, va bene. In bocca al lupo, forza, coraggio. Certo, mercoledì non è sicuramente la partita da prendere punti. Cerchiamo di uscire a testa alta mercoledì e prepararci per la sfida di sabato in casa con il Grosseto, che deve essere una partita importante, una partita che deve a tutti i costi non portarci punti, perché non è obbligato. Dobbiamo rigiocare un po' bene come sappiamo giocare. Bene, ok, grazie per l'intervento, e allora buon viaggio e soprattutto buona prestazione. Ciao, grazie. Grazie a tutti. Buona serata, Presidente, ciao. E con questo abbiamo chiuso anche l'angolo dell'hockey su pista. Le immagini che avete visto erano della partita appunto che ieri ha visto il Valdagno vincere 6-1 al
al Palatore di Sarzana, immagini prese dal sito della FISR, la Federazione Italiana Sport Rotellistici, mentre mie, pensate un po', sono le immagini che ora dovrebbero subentrare di pallavolo invece, perché subentra, qui andiamo avanti ad angoli, no? Ora subentra l'angolo della pallavolo che è interamente dedicato alla pallavolo minore femminile, con tutto rispetto per la Trading Logistics che sta giocando, ma penso che debba ancora finire la partita in Serie B maschile. Comunque queste sono immagini che arrivano dalla vittoria in prima divisione femminile del Val di Magra sulla Queirolo di Levanto, poi sempre di prima divisione. Ci sono immagini della partita vinta a Sarzana sull'Unezia dalla Rainbow 2, la seconda squadra della Rainbow, mentre la prima squadra della Rainbow, scalando verso l'altro di categoria in Serie D, ha vinto poi ieri sera, dopo cena, sul campo della prima squadra del Val di Magra per 3-1, quello che era lo scontro al vertice in prima divisione. Queste sono immagini però di Lunezia, Lunezia Rainbow 2. Dicevo, in Serie D invece c'era uno scontro al vertice tra il Val di Magra e la Rainbow a Santo Stefano. Sono queste le immagini pertinenti, che è stato vinto dalla Rainbow per 3-1 piuttosto nettamente, quindi Rainbow Spezia che rimane al comando, però non più insieme al Val di Magra, ma insieme al Colombiera Project Amelia, che era la terza componente, questo trio tutto spezzino al comando in prima divisione ligure di Levante di pallavolo. E al riguardo della lì parlavo di serie D regionale ligure, dove adesso la Rainbow è al comando nel girone B insieme appunto al Colombiera Amelia Project. Tornando infine, poi chiudiamo questo angolo del volley, alla prima divisione, la notizia ci è arrivato da lì anziché dal basket come auspicavo, ma mi ero scordato che stava giocando a Sestri Levante un altro scontro al vertice, questo sì in prima divisione regionale ligure, comitato di Levante. A Sestri Levante la Elsel Spezia giocava contro l'altra prima in classifica, il Sestri Levante, e si è imposta l'Elsel per 3-0, 25-20, 25-18, 26-24, quindi in prima divisione Elsel Spezia al momento al comando in solitudine. Tanti complimenti al sodalizio presieduto da Vitardo Panciroli, che è stato un paio di puntate fa, come i pallavolofili diciamo ricorderanno, è stato ospite qui. E siamo quasi alla conclusione, però sono rimasti ancora un paio di minuti che vogliamo riconsegnare al calcio per ridare la parola ancora al nostro Pietro Silvestri. Ti abbiamo fatto tanto parlare dei progetti della Madonnetta, ma ora, prima che ci salutiamo, parliamo della tua squadra, di questi allievi 2011 under 14, giovanissimi under U14, come si suol dire, sì, della Madonnetta. Raccontaci di loro, come li fai giocare, a giocare come gli sproni, diciamo così. Ma dimmi un po'. Parto dall'ultima domanda, come li sprono. Diciamo che questo bisognerebbe chiederlo ai ragazzi, insomma, no? Non sono un allenatore, diciamo, semplicissimo. Però sono loro molto molto vicino. È una squadra che ha un organico adeguato, formato da 22 giocatori, quindi un numero altamente adeguato per questa categoria, primo anno che si approccia a una categoria agonistica, e fonda, diciamo, lo zoccolo duro su alcuni ragazzi che già avevo l'anno scorso negli esordienti, e in più quest'anno ne arrivano altri, ripeto, grazie anche a questa programmazione, a questa politica della Polisportiva Madonnetta. È ovvio, sono ragazzi alla prima esperienza di un calcio importante, no? Di un calcio grande, come si suol dire, quindi hanno bisogno di assimilare un po' quelli che sono i principi di gioco, che passano dagli spazi piuttosto che
dall'apertura in ampiezza piuttosto che sulle verticalizzazioni, insomma. Però devo riconoscere loro, e questo mi fa molto piacere approfittare della sua trasmissione, laddove qualche ragazzo genitore la stesse seguendo, sono ragazzi molto molto applicati. Io devo molto a loro perché la mia passione nel calcio rimane intatta grazie appunto al loro impegno. Sono ragazzi esemplari, le loro prestazioni sono sotto gli occhi di tutti, hanno ottenuto dei buoni risultati, sono convinti che altri ancora migliori ne verranno. Quindi complimenti a loro, questo è quello che mi sento. Tanti complimenti allora ai tuoi pargoli, dai. E con ciò ci dobbiamo salutare, ma registriamo un messaggio che è arrivato via WhatsApp prima di procedere ai saluti e ringraziamenti, che penso sia destinato al nostro Giancarlo Zoppi, che dice: ciao, questo messaggio è arrivato via WhatsApp, sono Alex da Genova, tre punti esclamativi. Il ciclismo e il ciclismo ligure, è un piacere enorme vedere la passione che ci mettete per i vostri progetti, e vedi mai che non venga fuori un altro Petacchi. Altri due punti esclamativi solo stavolta qua, quindi grazie Alex, se lo saluto, ma ci tenevo anche... Presumo di sì. E volevo sottolineare un particolare, che nelle nostre eventi, nelle nostre così incontri, non facciamo pagare il biglietto d'ingresso, è assolutamente sempre tutto gratuito. Quindi questa è una linea che abbiamo intrapreso all'inizio e contiamo di portarla avanti per tutto quello che c'è possibile. E all'ultimo secondo, nemmeno zona Cesarini, siamo oltre, è arrivato un messaggio anche per Pietro Silvestri, che dice: buonasera, saluti a Pietro Silvestri, ho un buon ricordo di lui quando allenava mio figlio a Ceparana. Ok, quindi complimenti anche per questo, mi associo alle congratulazioni di questo signore che ci segue, che è stato molto caro, direi, no? Sì, assolutamente, veramente, le rubo velocissimamente 30 secondi, perché sia a Ceparana che comunque anche adesso alla Polisportiva Madonnetta ho avuto l'onore e il piacere di occuparmi anche di sociale attraverso lo sportivo. Io stesso sono vicepresidente di un'associazione di volontariato che si occupa di ragazzi diversamente abili a Ceparana, il centro socioeducativo si chiama Il Nuovo Volo, e abbiamo portato il calcio a ragazzi con abilità diverse, ovvero abbiamo portato i ragazzi con abilità diverse all'interno del calcio. Quindi ringrazio tutti coloro che ci aiutano anche in questo senso. Molto bene. E con ciò, ora via, bisogna proprio salutarsi. Allora un grazie e un arrivederci al mio amico Roberto Capasso, che è andato molto bene come debuttante all'opinione o all'opinionismo, te la sei cavata egregiamente, e quindi ti dobbiamo richiamare, Roberto, quindi preparati. Grazie, quindi, grazie a te. Grazie. E poi grazie, tanti complimenti a Giancarlo Zoppi, direttore del Museo del Ciclismo della Spezia e presidente della Lorelì, che gestisce questo museo. Grazie, grazie a voi. Auguri anche a Pietro Silvestri. Grazie e alla Madonnetta, dove si dà un grande affare, e porta i miei complimenti ai tuoi giovanissimi under 14 della Madonnetta. Assolutamente lo farò, grazie dell'opportunità. E un grazie e un arrivederci e complimenti in fin dei conti, perché state andando bene al Follo, anche alle due punte del Follo, Francesco Frolla e Emanuele Franceschini, che era qui fino a poco fa. Quindi grazie mille, grazie per essere venuti, e vedrete che prima o poi vi rivediamo. Mi dispiace assolutamente per voi, ma prima o poi vedrai che vi rivediamo. E niente, tutto qua, grazie a tutti quanti ci abbiano seguito questa sera. Da Andrea Catalani, l'appuntamento per la prossima puntata, quindi tra una settimana, se non succedono cose strane. No, a parte scherzi, grazie ancora per l'attenzione. Ciao!